Gianluca Ius, presidente dell'Aquila Calcio, sembra fare un passo indietro. Disposto a fare un passo indietro dunque, ma iscriverà comunque l'Aquila Calcio al campionato. Negli ultimi giorni, scrive il manager romano, sono uscite le più disparate notizie. Colgo l'occasione per smentire l'esistenza di qualsiasi trattativa tra me e il gruppo di imprenditori locali, di cui ad oggi, salvo le notizie trapelate sui giornali, non conosco neanche la composizione. Non corrisponde al vero che abbia richiesto quale prezzo della mia buona uscita al settore giovanile, dice ancora. Non ho mai avuto intenzione di recedere dal mio progetto sportivo e trovo francamente offensivo il solo pensare che un imprenditore che ha appena concluso un contratto per l'acquisto di una squadra di calcio chieda la gestione, non ci sorprende, del settore giovanile. La semplice notizia dell'esistenza di una soluzione, per così dire locale, al problema di continuità aziendale dell'Aquila Calcio è stata subito accolta con estremo favore da parte di settori della tifoseria e di alcuni organi di stampa che non solo hanno sponsorizzato questa soluzione, ma hanno iniziato a manifestare un certo disagio anche nei confronti del mio ruolo di presidente e prossimo proprietario dell'Aquila Calcio. Per mia natura e costume, dice ancora Ius, non sono abituato di certo a voler imporre la mia presenza imprenditoriale ad ogni costo, sempre convinto che la squadra di calcio è prima di tutto dei tifosi e della città. Proprio per il rispetto nei confronti della città, dei tifosi dell'Aquila Calcio e dell'amministrazione comunale, ho deciso di compiere un momentaneo passo indietro al fine di consentire una trattativa ufficiale, pubblica e trasparente tra la precedente proprietà rappresentata dall'avvocato Gulluni e questo gruppo di imprenditori. Nel ruolo di presidente di consiglio di amministrazione presenterò però, assicura Ius, la domanda di iscrizione regolarmente entro i termini stabiliti dalla normativa federale e ove andasse in porto la trattativa con il gruppo locale risolverò il contratto che mi lega con i precedenti proprietari così da consentire l'ingresso della cordata locale. Nel caso in cui, conclude, tale trattativa non dovesse avere un esito positivo voglio sin da subito rassicurare la città e i tifosi che provvederò ad iscriverla comunque al campionato della stagione 2018-2019.